Stadio Romeo Neri di Rimini, si affrontano due squadre in evidente difficoltà. Bucaro opta per il 3-4-3 dando continuità al triplo cambio operato al 61esimo della sfida con la Carrarese. Dal primo minuto Pierno, così come a Cornero e Cangiano nel tridente completato da Merola. Rimini privo dello squalificato Megalaitis, degli infortunati Pietrangeli, Oddi, Leoncini e Marchesi. 4-2-3-1 del carro tra le linee davanti la Mesta, Morra e Malagrida. Eccolo qui il primo gol al settimo minuto, il cross di la Mesta, tutto solo, non viene assorbito l'inserimento di Del Carro, che è stato schierato trequartista. Vole vincente, nulla da fare per Plizzari. Siamo soltanto al settimo minuto. Il Pescara aveva avuto una grande opportunità proprio nei minuti iniziali con Accornero. Il suo destro aveva sfiorato il palo della porta difesa da Colombi. Rivediamo il gol troppo semplice, completamente dimenticato. Del Carro, ex Ancona, classe 93. Questa è l'azione del rigore, l'imbucata, anche qui fase di non possesso lacunosa. Il cross di La Mesta, imbeccato alla perfezione da Jacopo Sala, si oppone con il braccio staccato dal corpo di Pasquale per l'arbitro e calcio di rigore. Rivediamo, tocco c'è col braccio staccato sul punto di battuta. Morra che infila Plizzari all'angolino alla sua destra, e questo è il gol numero 17 per Morra, classe 95, 29 anni appena compiuti. Rimini 2 Pescara 0 al 18esimo minuto. C'è però reazione da parte dei biancazzurri, anche se la squadra di Bucaro rischia il terzo gol, un rigore in movimento sbagliato da Del Carro. Questa è la reazione dopo il terzo gol fallito e sprecato da Rimini. Non abbiamo le immagini, il sinistro, o meglio l'invito di Milani, il tocco con il braccio di Tofanari che va a protestare, l'arbitro irremovibile lì a due passi indica il dischetto. Sul punto di battuta Davide Merola, ecco qui la battuta, l'esecuzione del 10 biancazzurro che spiazza il portiere del Rimini, il capitano Colombi, classe 91, il 14esimo gol in campionato per Davide Merola, 10 reti nelle ultime 10 giornate. Si rianima anche la tifoseria del Pescara, 205 tifosi al seguito. Siamo al 29esimo, c'è una vita da qui al triplice fischio del direttore di gara, ma al terzo minuto della ripresa, guardate come subisce gol il Pescara, un lancio dalle retrovie a scavalcare l'intera prima linea, l'intera terza linea. La Mesta controlla il pallone, elude l'intervento di Plizzari e firma il suo sesto gol in questo campionato. La grande qualità di La Mesta, che aveva anche effettuato l'assist in occasione del secondo gol, anzi del primo gol, ma è stato autentico protagonista. Poi ancora La Mesta, 74esimo, Morra il suo diagonale, nulla da fare per Plizzari. Siamo al 74esimo, Rimini 4 Pescara 1, dopo il terzo gol di La Mesta. Al terzo minuto della ripresa il Pescara è sparito letteralmente dal campo, un Pescara arrendevole come era già successo nelle precedenti partite, non contro la Carrarese ma sicuramente nelle ultime partite della gestione Bucaro e non solo. Poi la traversa colpita da Meazzi su deviazione di Semeraro, Meazzi che aveva preso il posto di Pierno. Ci sono stati diversi cambi operati da Bucaro. 84esimo, il cross di Semeraro, poi la palla che viene respinta ma è ancora un inserimento, e poi il cross con il gol di Ubaldi al minuto 85 nel corso di questa partita, il gol di Ubaldi, classe 99, al quinto gol in questa stagione, ex lucchese. Finisce 5-1 per il Rimini, 3 minuti di recupero, insomma ennesima disfatta, un'autentica Caporetto, secondo tempo davvero avvilente. Rimini batte Pescara 5-1.